Sembra quasi che ci siano più scoperte archeologiche nell'ultimo decennio che nel secolo scorso. E questo è dovuto in buona parte all'utilizzo delle moderne tecnologie che ci hanno permesso di vedere cose impossibili da osservare ad occhio nudo, fornendo così agli archeologi nuovi posti in cui scavare e nuove scoperte da fare. Alcune di queste scoperte sono così incredibili che è difficile credere che siano reali, anche se è così. Ma scopriamo di cosa si tratta. Partiamo dall'Inghilterra, dove gli archeologi, nel sito di un nuovo progetto edilizio a Gloucester, hanno scoperto un edificio medievale con tanto di pavimento piastrellato nel febbraio del 2022. Il team di esperti è stato invitato ad esaminare il sito prima della costruzione di un nuovo centro commerciale multimilionario. Si ritiene che l'edificio scoperto risalga al XIII secolo e che si trattasse di un convento carmelitano. Le piastrelle sono un po' incrinate e in alcuni casi rotte, ma sono comunque in ottime condizioni considerando la loro età. Gli storici locali dicono che il convento sia esistito per più di 3 secoli, ma prima di questa scoperta se ne sapeva poco al riguardo. Infatti nessuno era nemmeno sicuro della sua posizione prima del ritrovamento di questo pavimento. Lì c'era un parcheggio multipiano e ora è nata una polemica perché gli archeologi ritengono che sarebbe stato impossibile per gli operai addetti alla costruzione del parcheggio non aver visto le rovine medievali sotto i loro piedi. Infatti avrebbero dovuto denunciarne il ritrovamento, ma questo avrebbe ovviamente causato un rallentamento nella costruzione del parcheggio. Per tale motivo si suppone che abbiano preferito insabbiare la faccenda. Chissà in Italia quante scoperte simili e quante siano state insabbiate nel corso degli anni. La prossima scoperta non è tecnicamente nuova, ma recentemente gli esperti hanno iniziato a vederla sotto una nuova luce. Sto parlando del santuario di Lapis Niger, che si trova a Roma, nell'area del Foro Romano. Il santuario è un residuo del Comitium, ovvero il centro politico dell'antica Roma, nel quale si crede che si trovasse la tomba di Romolo, il fondatore di Roma. I primi scavi nel sito vennero eseguiti nell'Ottocento e rivelarono la presenza di un grande pavimento nero, ma al di sotto di esso si trova una camera risalente a 2600 anni fa. La camera è piena di ex voto, ovvero oggetti dati in dono ad una divinità. Tra questi ci sono ossa di animali sacrificati, idoli religiosi, rilievi in terracotta e minuscole statue. Tra le tante cose ritrovate, la più interessante è un altare a forma di ferro di cavallo, coperto da quello che si pensa sia la prima iscrizione in latino. Gli esperti non sono mai stati in grado di decifrare quell'iscrizione. Nemmeno gli antichi romani erano sicuri delle origini del santuario e lo trattavano come uno spazio sacro. Le domande su chi abbia edificato il santuario, quando lo abbia fatto ed il perché, rimangono senza risposta. Ma restiamo ancora in Italia per dare un'occhiata ad una scoperta avvenuta lo scorso febbraio. Si tratta di un tempio dedicato alla dea Atena e viene ritrovato nell'area archeologica di Pestum in Campania. Gli esperti affermano che il tempio ha all'incirca 2600 anni e al suo interno gli archeologi, oltre ad aver recuperato molte anfore e vasellame tipico di quei luoghi, hanno anche rinvenuto 2 elmi che sono stati realizzati in Illiria, ovvero un'antica colonia greca che si trovava in quella che oggi è la Corsica. È anche stata teatro di un'enorme battaglia navale tra Greci ed Etruschi nell'anno 540 a.C. I Greci ne uscirono vincitori, ma fu una vittoria di Pirro. Infatti le perdite che subirono furono talmente alte da costringerli ad abbandonare comunque l'isola e fondare una nuova colonia nella Magna Grecia. È quindi probabile che quegli elmi fossero dei trofei di guerra offerti agli dei come ringraziamento per la vittoria. La storia del buddismo inizia con il suo fondatore, Siddhartha Gautama, ma la religione iniziò a fiorire solo dopo un paio di secoli dalla sua morte. Uno dei motivi per cui possiamo affermare con sicurezza ciò è dovuto al ritrovamento di un tempio buddista nella valle dello Swat, in Pakistan, nel febbraio del 2022. È uno dei più antichi tempi buddisti mai ritrovati, eppure venne edificato quando il Buddha era già morto da più di un secolo. Il tempio risalirebbe a circa 2200 anni fa, durante il periodo in cui quella parte del Pakistan era sotto il controllo del regno indo-greco, con sede nell'India settentrionale. Si pensa che Buddha sia morto attorno al 483 a.C., anche se non si hanno le certezze. Ciò che resta del tempio è poco più che un rudere, ma è ancora possibile identificare la piattaforma cerimoniale e la stupa. C'è anche quella che potrebbe essere stata una sorta di cella per i monaci, ed anche la scala che conduceva al cortile pubblico. La valle dello Swat alla fine divenne un centro sacro per il buddismo, ma solo 200 anni dopo la costruzione di questo tempio. Sappiamo tutti che il legno marcisce,
Tuttavia, il legno che è stato sul fondo dell'oceano ha maggiori possibilità di resistere allo scorrere del tempo rispetto al legno esposto agli agenti atmosferici, e questo è il motivo per il quale questa nave distrutta da un naufragio è stata rinvenuta dagli archeologi marini lo scorso febbraio. Il relitto è stato trovato al largo della costa dell'Offierbach, sulla costa occidentale della Svezia. Si tratta di una nave d'epoca medievale ed è la più antica nave a cremagliera mai ritrovata in Europa. La quercia usata per la sua costruzione è stata tagliata da qualche parte tra il 1233 e il 1240. Ciò che resta dello scafo, lungo circa 9 metri e largo 5, ma in origine potrebbe essere stato almeno il doppio. Gli archeologi pensano che sia affondata a causa di un incendio su larga scala. I documenti storici suggeriscono che la pirateria fosse un enorme problema in quella parte del mondo durante il XIII secolo, quindi la possibilità che la nave abbia preso fuoco dopo essere stata attaccata dai pirati non può essere esclusa. La struttura è molto fragile, quindi tutti gli studi verranno effettuati sott'acqua. I cavalieri senza testa compaiono in numerosi miti, leggende e storie di fantasmi, ma è molto improbabile che tu abbia sentito storie su un cavallo senza testa. E questo rende la prossima scoperta molto strana. In Germania, un gruppo di archeologi ha confermato di aver portato alla luce uno scheletro umano sepolto accanto ai resti di un cavallo decapitato. Il cavallo e l'uomo sono stati sepolti contemporaneamente circa 1400 anni fa. Gli esperti non sanno ancora cosa pensare su questa scoperta avvenuta nella città di Knittilgen, anche se è probabilmente lecito presumere che il cavallo appartenesse all'uomo, ma non si capisce il perché della decapitazione per poi seppellirlo nella stessa tomba. È strano che la testa del cavallo non si trovi nella tomba né in nessun'altra parte dell'area circostante. Gli archeologi si trovano costantemente sorpresi dalle strane usanze funerarie dei nostri antichi antenati, ma questa sembra essere unica. Molte altre sepolture sono state trovate in quella zona, ma nelle tombe non erano presenti cavalli. Se la scoperta precedente ti è sembrata bizzarra, la prossima è decisamente strana. Da molti anni c'è una mostra al Madison Museum in Inghilterra, nella quale viene presentata al pubblico un falco mummificato dell'antico Egitto. Nel febbraio del 2021 abbiamo scoperto però che la mummia non è affatto quella di un falco. In effetti non si tratta neanche di un uccello, ma bensì del cadavere mummificato di un bambino nato morto. Gli esperti del museo non avevano mai fatto esaminare quella mummia vecchia di 2400 anni, perché essendo molto piccola, pensavano si trattasse di un uccello. E inoltre sulla maschera funeraria c'è rappresentata la testa di un falco dipinta in oro. Il dio egizio Horus, dalla testa di falco, è citato più volte nei geroglifici sul battente che suggeriva che si trattasse appunto di un falco. Dopotutto la mummificazione degli animali era una pratica regolare nell'antico Egitto, quindi non c'era motivo di presumere che non si trattasse di un falco mummificato. Il fatto che un bambino nato morto fosse stato mummificato è insolito per gli standard egiziani. Solitamente questi bambini erano inseriti all'interno di specifici vasi e sepolti sotto i pavimenti delle case in cui erano nati. Il motivo di questa insolita mummificazione è tuttora un mistero. Anche un dilettante armato di metal detector può essere in grado di trovare un antico ed inestimabile manufatto e sentirsi come un archeologo professionista. Beh, se non ci credi, ecco una meravigliosa spilla d'oro che è stata trovata nella valle di Pewsey, nel Wiltshire, in Inghilterra, nel marzo del 2021. La spilla è coperta da un'antica iscrizione e gli storici pensano che potrebbe essere una sorta di incantesimo magico progettato per respingere la malattia. È un prodotto dell'era medievale ed è stato probabilmente realizzato tra il XII ed il XIII secolo. L'iscrizione attorno ai suoi bordi è scritta in latino e la traduzione sarebbe: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta sia tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. La spilla è molto piccola, quindi l'artigiano che l'ha creata deve essere stato incredibilmente abile per incidere un'iscrizione così lunga. Il testo in latino è unito a 5 lettere ebraiche, e queste lettere sono ciò che si pensa costituiscano l'incantesimo magico. Dopotutto la credenza nella magia era dilagante nell'Inghilterra dell'epoca, ed era diffusa la pratica di regalare oggetti magici alle persone amate per scongiurare malattie causate dagli spiriti maligni. Una scoperta fatta col metal detector è una cosa, ma una scoperta fatta grazie ad un tasso è tutt'altra storia. Lo so, questo racconto può sembrare assurdo per essere vero, eppure è successo davvero lo scorso gennaio, quando un tasso affamato è stato il diretto responsabile che ha portato alla luce la più grande collezione di monete romane nel nord della Spagna. Mentre cercava bacche e vermi da mangiare, il tasso ha aperto una fessura nel terreno vicino alla sua tana e le monete hanno iniziato ad uscire fuori dal suolo. Ovviamente il tasso non poteva farsene nulla delle monete e così le ha lasciate lì. Poco dopo sono state trovate da due archeologi durante una visita di routine nell'area. La produzione di monete aumentò durante il terzo ed il quinto secolo e venivano coniate in paesi come la Grecia e la Turchia. Quindi non sono finite sepolte lì per caso, è molto probabile che qualcuno le abbia nascoste più di 1600 anni fa per tenerle al sicuro.
Beh, chiunque sia stato, non è mai tornato indietro a riprenderle e grazie al tasso abbiamo potuto recuperarle. Abbiamo appena menzionato la Turchia ed ora daremo un'occhiata ad una scoperta che è stata fatta nel sito neolitico di Kataloyuk, che si trova vicino alla città di Konya, in Turchia appunto, nel settembre del 2020. Lì gli archeologi hanno trovato una statuetta in marmo vecchia di ben 8500 anni. La statuina è alta solo 5 cm ed è una rappresentazione prismatica di una persona in una posa distesa. Gli esperti non avevano mai visto nulla di simile prima e non sanno se debba rappresentare un uomo o una donna. Tuttavia la posa sdraiata potrebbe suggerire che la figura fosse seduta sul dorso di un animale. In quel caso allora si può presumere che la statua rappresenti un uomo. Lo stile della testa però di questa statuina non è coerente con lo stile delle altre statue ritrovate nello stesso sito in passato. La testa è allungata e la forma triangolare è molto insolita. Ci sono dettagli sul collo che potrebbero rappresentare dei ricami. Perché questo manufatto è così diverso rispetto a tutti gli altri? Beh, nessuno lo sa. Magari la persona rappresentata era in qualche modo speciale. O potrebbe semplicemente essere un'opera mal riuscita. Chissà. Qualcuno ha detto che per essere in grado di parlare in modo persuasivo bisogna avere il dono della parlantina. Chi possiede tale dono si dice abbia la lingua d'oro. Ovviamente si intende in senso figurato, ma se ti dicessi che in passato c'era davvero qualcuno che aveva letteralmente la lingua d'oro? In Egitto, nel dicembre del 2021, gli archeologi hanno aperto una tomba greco-romana in pietra calcarea vecchia di 2500 anni nell'antica città di Ossirinco. Lì hanno trovato tre mummie ad aspettarli, tutte con una lamina d'oro inserita nella bocca. Il processo di mummificazione era fallito su due dei tre corpi, dai quali rimanevano solo le ossa. Ma il terzo è in condizioni così buone che ha persino conservato i suoi tessuti molli insieme ai capelli e alle unghie. Le lingue d'oro sono piuttosto rare da vedere comunque, ma gli esperti di storia egiziana credono di avere una possibile spiegazione. Infatti gli antichi egizi credevano che i morti dovessero negoziare per trovare la strada giusta che li conduceva al paradiso, e quindi era essenziale per loro essere in grado di parlare in modo eloquente. E ovviamente, avendo una lingua d'oro, godevano di un notevole vantaggio, almeno simbolicamente parlando. Ovviamente, questa non poteva essere una pratica diffusa, infatti, prima di scoprire queste tre mummie, solo un'altra mummia in passato era stata trovata con in bocca la lingua d'oro. Ebbene, queste erano alcune delle scoperte più strane mai fatte in campo archeologico. Fammi sapere tra i commenti quale ti ha colpito di più. In ogni caso ce ne sono tante altre, e se vuoi che te ne parli ancora, non dimenticare di lasciare un mi piace al video. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao!